Aspettiamo di sentire dire che... copy you down, Eagle. Che sono sulla luna. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys. Ecco, noi riceviamo che siete sulla Luna. Sono passati 11 minuti 58 secondi dall'inizio della manovra, 2 ore 7 minuti 21 secondi dalla separazione dalla capsula madre, 4 giorni dal lancio di Cap Kennedy, 8 anni di preparativi per il primo uomo sulla Luna, forse migliaia e migliaia di anni da che l'uomo sogna di andare sulla Luna. Sono arrivati. Che cosa riporterà questa nave spaziale che possa arricchire il nostro spirito? Laggiù, laggiù nella mia isba, cantava Gagarin durante il primo volo. Cosa significa allora navigare nel cielo se basta una casa di legno a legarci alla terra? L'uomo resta la misura di ogni cosa, ha già in sé la sua grandezza. Eppure l'umanità non resterà eternamente su questa terra, disse Tsiolkovsky, il padre dell'astronautica. Sono le 4:57 di un mattino d'estate. Nello spazio, la prima orma di piede umano. Ecco, appare proprio in questo momento. Un applauso qui accanto a noi dei giornalisti. L'immagine si muove qui nel nostro teleschermo. Ecco, l'immagine disturbata, 400.000 chilometri. Ecco la gamba sinistra di Armstrong. Sta scendendo in questo momento, lungo la scaletta. Continua a scendere tenendosi sul corrimano della scala, scivolando quasi. Ecco il piede. È nel vuoto. Sta provando, sta dicendo Neil Armstrong al centro di Houston. Sto provando. Tra poco l'impronta di Armstrong resterà lassù, sulla superficie selenica. Un'impronta che secondo gli scienziati potrebbe rimanere per un milione d'anni. E sì, deve aver appoggiato. Ha toccato, non ha dato la conferma comunque. Vediamo lentamente l'uomo che si allontana, sì, ormai è decisamente sul suolo. È un tempo da segnare questo. Non c'è alcuna difficoltà a camminare, dice Neil Armstrong. Ho fatto il primo piccolo passo. Un piccolo passo per un uomo, ma grande per l'umanità. E dopo? Dopo si andrà più avanti. Marte, Venere, più avanti ancora. Comincerà l'epopea del secondo West, dicono dalla base. Perché la nostra saggezza, scrisse Montaigne, è meno saggia della nostra follia. Perché i nostri sogni valgono più dei nostri discorsi.